Paolo Castronovi, assessore alle società partecipate del Comune di Taranto, l'inaugurazione di questo impianto fotovoltaico che servirà appunto all'approvvigionamento energetico dell'impianto di selezione Pasquinelli. Come dire, essere all'avanguardia in ottica del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico. Sì, questo è un impianto che deve chiude una parte del ciclo dei rifiuti che adesso viene anche alimentato in parte con l'energia solare, quindi un ulteriore risparmio sul consumo di energia ordinaria, e nei prossimi mesi sarà ampliato questo impianto fotovoltaico e potrà essere quasi totalmente autonomo. Nel frattempo abbiamo raggiunto già un bell'obiettivo, diciamo che è una è un concetto che si chiude, no? cerchio che si chiude, la raccolta differenziata e la sostenibilità che vengono autoalimentati con l'energia solare, per cui è una bella soddisfazione oggi poter vedere questo impianto in funzione.